ansia da palcoscenico, argomento interessante, scopriremo utile anche per chi non vive su un palcoscenico, ma sicuramente andremo a scoprire anche una figura interessante associata, che è quella dello psicologo per artisti. Ne parliamo, come ovvio, con un'esperta psicologa per artisti e psicoterapeuta in formazione. È con me la dottoressa Chiara Mercogliano, benvenuta. Grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie a lei, dottoressa, di aver accettato il nostro invito. Come detto, argomento sicuramente curioso, lo definirebbero i nostri utenti. Esatto, è una figura del tutto nuova, pochissimo conosciuta, più ne parlo più sento che c'è interesse. Certo. E ovviamente perché sento anche che c'è tanto bisogno. Perché la vita è un palcoscenico. Esatto. Ma soprattutto per chi nel palcoscenico, insomma, ci lavora e ha bisogno di esporsi davanti a tutti e davanti ai giudizi di tutti, tutti i giorni. Esattamente, perché sembra una cosa semplice, noi li vediamo dall'altro lato, ma il passo che ti porta su quel palco a volte è veramente difficile. È difficile. La difficoltà maggiore che sento raccontare dagli artisti che seguo è questa incapacità di portare del tutto la propria competenza sul palco, cioè la sensazione che si è sempre bloccati e che in qualche modo non arriva quello che vorrebbero mandare, il massimo che avrebbero pubblico. Da dare. Esatto. E questo, quindi, anche questo non è un problema da poco. Assolutamente no, e vivono una situazione proprio di incompetenza, di paura, di ansia vera e propria sul palcoscenico, per cui magari a noi, appunto, che guardiamo dall'esterno sembra tutto ok, però il loro vissuto ovviamente a lungo termine, se pensi che tutti i giorni provi questa sensazione, non è... È quasi traumatico. Esatto, e può portare a dei blocchi veri e propri. Che poi ne sentiamo spesso di questo blocco dell'artista. Esatto. Che dipende, quindi ovvio che una figura come lo psicologo per artisti è quanto mai azzeccata, anche perché poi l'arte, esatto, fa parte della nostra vita, della nostra e vita, deve continuare a farlo fino assolutamente alla notte dei tempi. E l'importanza dell'arte è anche quella di emozionare, no? Certo. Quindi se la persona che sta sul palco già è bloccata nella sua emotività, vive solamente in uno stato d'ansia, che tipo di emozioni può trasmettere? Certo, assolutamente sì. Ed esistono dei percorsi appositi che si possono fare, o meglio che lei segue con i suoi artisti? Esatto, sì. Diciamo che la mia figura viene in realtà da un percorso parallelo, perché la figura dello psicologo per artista formalmente non esiste. Non esiste un percorso di formazione per diventare psicologi per artisti. Ok. Ma io utilizzo le competenze che ho imparato invece in tutto il mio percorso e nel master di specializzazione in psicologia dello sport. Perché lo sport è una performance. Certo. Gli artisti, molti di loro confermano, vivono una vita, una routine molto simile a uno sportivo, sì, di alto, vero, livello. Vero, vero, assolutamente. E quindi le competenze che io metto in atto e il percorso che ho strutturato per la psicologia, per artisti e per la gestione dell'ansia da prestazione o ansia da palcoscenico è proprio legata a tutte le competenze che usano gli psicologi dello sport con gli sportivi. In più aggiungo la parte psicocorporea, essendo io una psicologa corporea e mi sto formando infatti in bioenergetica come psicoterapeuta. Oh, quindi un percorso creato ad hoc da un'esperta che ha unito, diciamo, le, esatto, sue attitudini con il percorso. Quindi abbiamo una figura che ha inventato. Più o meno. Nel senso, ho fatto tanta ricerca per circa un anno per cercare di capire se questa idea che avevo aveva senso, certo, intanto, perché insomma bisogna anche l'autocritica è sempre tenere i piedi per, esatto, terra. E ho scoperto questo, che in Italia non esiste e che all'estero quelle due o tre figure che ho trovato in Spagna e negli Stati Uniti sono tutti psicologi dello sport che poi hanno traslato la loro competenza all'ambito artistico. Quindi questo è il percorso. Oh, quindi siamo, diciamo che siamo tra la top 10. Pionieri. No, il mio obiettivo è che questa figura si inizi a conoscere come, certo, lo psicologo dello sport, che ormai viene abbastanza considerato, sì, e che quindi gli artisti inizino a chiedere aiuto quando ne hanno bisogno, ovviamente. Certo, assolutamente sì, però certo, vero è che se fino a un attimo fa questa figura non esisteva, penso che molti abbiano cercato aiuto senza, esatto, sapere dove andarlo a cercare, esatto, quindi ben venga. Ora, questa ansia da prestazione, no, da palcoscenico, quindi come insegna a gestirla? Beh, intanto bisogna andare a indagare qual è la causa principale. Mm. E le cause, diciamo, che ho riconosciuto sono poche, però possono essere varie rispetto alla persona. Prima di tutto la relazione col giudizio dell'altro. Dell'altro e quindi di se stessi. Cioè il giudizio che io sento pesante dall'esterno è perché c'è un grande autogiudizio interno. Quindi vado a lavorare su entrambi gli ambiti. Okay. È più facile lavorare su se stessi in realtà.
più che sull'accettare il giudizio esterno, perché non ci saranno mai solo persone che ti dicono quanto sei brava. No, non è possibile. Ma non quindi è neanche utile. Non è utile, esatto. Quindi lavorare soprattutto sulla gestione del giudizio e su come relazionarsi con questo giudizio, quindi anche tanto sul dialogo interno, che è proprio quell'autodialogo che ci giudica. Certo. Questo è, diciamo, un ambito molto specifico. Un altro è ovviamente quello legato all'autoefficacia, all'autostima e quindi alla sicurezza interna. Quindi lavorare per rinforzare l'autoefficacia, che a differenza dell'autostima è legata a un ambito molto specifico, cioè quanto io mi sento efficace in questo campo e quanto anche conosco le mie competenze e le mie difficoltà, volendo, però proprio quanto sono, si dice, radicato in ambito di bioenergetica, quindi legato alla realtà sul cosa so fare bene e cosa invece dovrei migliorare. Quindi un'autoconsapevolezza delle mie capacità, ma anche del mio sviluppo professionale. Esatto, e questo permette alla persona di avere più controllo su quello che sta facendo. Cioè, se io sbaglio senza sapere bene perché, mi sento completamente persa. Certo. In balia dei giudizi, delle figuracce, della vergogna. Ma non so neanche cosa fare per non sbagliare più. Esatto. Perché è tutto casuale, no? E posso ingrandire andando a dire: è colpa mia, non è più, questo non è il mio ambito, sono sbagliata al 100%. Classico. Ok, invece se io di tante cose della vita. Esatto, certo, ovviamente è tutto traslabile a qualsiasi altro ambito. Assolutamente. E invece se io sono molto consapevole sui miei punti di forza, so come sfruttarli, e sulle mie debolezze, quindi so su cosa devo lavorare, so cosa aspettarmi quando performo, perché so che quello non è il mio ambito forte, quindi mi aspetto e mi metto un obiettivo che sia realistico per non, certo, deludermi. Certo. Che sia funzionale. Esatto. Perché poi passo dopo passo li raggiungo tutti gli obiettivi. Assolutamente. Se sono realistici, sì. Se sono realistici. Mi fa venire in mente situazioni analoghe come quando si va a fare gli esami all'università. Esatto. Quante volte arrivi lì e poi non ti siedi perché hai troppa paura che... Sì, o ti siedi e non dici tutto quello che vorresti dire, che sapresti, dire, certo, quello che hai studiato, esattamente, come parlare davanti a un pubblico, come appunto fare un esame, tutte le volte che si è sotto esame, sotto prova, performare, quello è, anche lavorare è una performance in realtà. Quindi anche i bambini quando devono recitare la poesia di Natale a Natale, esatto, con tutti gli zii che e gli ci dicono, sono dei bambini dillo, che dillo, vanno in iperventilazione. Sì, infatti. E svengono anche. Ecco, questo per esempio è da tenere si tratta conto di quello, esattamente, esattamente. La realtà intorno a noi quanto sicuramente conta tanto nella nostra, il contesto, esattamente. Beh, poi pensi all'esempio del bimbo a Natale. Esatto. E figuriamoci in un contesto in cui al di là del palcoscenico ci possono essere centinaia di persone, magari è l'occasione della vita. Sì, per esempio nelle audizioni, concorsi, in cui c'è proprio una commissione di esperti dell'ambito che è chiamata a valutarti effettivamente, e così funziona. Certo, no, e non solo, ed è anche giusto che funzioni. Assolutamente così. Sì, ma che poi la tua capacità di stare sul palcoscenico è sicuramente uno dei metri di valutazione, perché se dietro le quinte sei il fenomeno, ma poi il palcoscenico. No, esatto. Ecco quello che io e i miei colleghi, perché collaboro con fisioterapisti, osteopati, esperti negli artisti per lavorare sull'aspetto mente-corpo al 100%, certo, quello che notiamo è che c'è proprio una grande formazione, soprattutto per esempio a livello di conservatorio, sull'aspetto tecnico, sul dettaglio tecnico, ma c'è pochissima formazione nel percorso dell'artista sul come stare sul palco, non solo quello che fare, certo, cioè la tecnica di per sé. E non viene assolutamente considerata, infatti noi stiamo proponendo dei piccoli corsi, certo, seminari nei conservatori per allenare, diciamo, le persone a stare sul palco e starci bene, cioè puntando alla salute comunque, che quello dovrebbe essere l'obiettivo. Certo, sai che stress. Esatto. Il percorso fluida sì, è proprio questo progetto, pacchetto in sì, cui a 360 gradi si va ad analizzare, a lavorare su qualunque sia la causa che genera quell'ansia e l'effetto, quindi. Esatto, cioè diciamo la mia nella mia pagina Instagram, appunto, fluida due lineette basse, due underscore. Il detto, no, il motto, diciamo, che ho scritto è: ti aiuto a performare al meglio sul palco stando bene con te stesso. Cioè il punto, certo, per me non è vincere, perché ovviamente io sono una professionista della salute, certo, ti aiuto a stare bene dando per scontato che se tu stai bene riesci ad esprimerti perché pienamente, quindi a vincere anche. Assolutamente sì, quindi è un lavoro anzitutto su se stessi, il fatto che poi si ripercuoterà anche sul palco è una diretta conseguenza. Esatto.
È molto interessante, dottoressa, questo suo progetto, sicuramente lo sarà per i nostri ascoltatori. Abbiamo tantissimi follower che ci scrivono, molto grati dei tanti argomenti che presentiamo, che non è facile, se no, andare a trovare da soli. Quindi sono sicura che questo, soprattutto nel mondo oggi dei social, sarà un argomento, un trend topic, lo chiameremo noi delle comunicazioni. Allora, lasciamo anche la sua mail, chiara.merco@gmail.com. Esatto. Tagliamo. E ricordiamo quindi la pagina Instagram fluida con i due trattini bassi, due underscore, per andare a curiosare, capire e poter contattare la dottoressa Mercogliano per avviare, se serve, un programma. Assolutamente. La ringrazio moltissimo. Grazie a voi. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori.